Ho voglia di iniziare questo video mostrandovi due cose molto simpatiche. Il primo è il mio treppiede Manfrotto che ho comprato quest'anno, che ho già recensito nel canale, che ogni volta che lo guardo mi dà proprio un'ispirazione produttiva veramente alta. Inoltre gli ho aggiunto una testa da comandare di un altro treppiede più economico, però funziona molto molto bene. Quindi io, una volta che la metto in piedi, qui sopra la fotocamera sono in grado di pilotarla in obliquo lateralmente devo andare ad agire su questo, adesso con una mano magari non è semplice muovere tutto, però posso anche muoverlo in questo modo, così da mettere la fotocamera in modalità per fare fotoritratto. Magari è un po' alto, quindi è per questo che non è sempre la migliore soluzione, e a volte la migliore soluzione è montare questa testa sopra questo un po' più basso, soprattutto quando magari voglio mostrare qualcosa al PC, è la soluzione migliore. Ultima piccola chicca in questa parte iniziale di video, poi vedremo un po' come si evolverà. Questo simpatico supporto che ho trovato dai cinesi a meno di 3 euro, veramente utile e produttivo. Davvero, qua lo metto sulla scrivania, ci metto sopra il mio telefono del lavoro, spazietto per la ricarica, o se voglio vedere un video, magari lo appoggio in questo modo, posso agire in questo modo per dargli la posizione migliore. Questi li ho aggiunti io come gommini per fare attrito. E niente, dato che li ho trovati anche a 6-7, si trovano anche a molto meno, il loro costo relativo è quello. Ora vado ad aggiungere questa, magari mi porto con me a scrivere un articolo sul blog di Batista 70 Phone. Magari voi non lo sapete, ma io scrivo anche in quel blog, sono molto contento, per me è un blog storico e molto importante del panorama italiano. Dopo qualche giorno ho trovato l'ispirazione per continuare il video. Ora vado a scrivere un articolo, voglio mostrarvi le scorciatoie secondo me più veloci per scrivere la parte letterale, la punteggiatura e i numeri. I numeri io li ho qui a lato. Questa notizia andrò a parlare di Android 10 beta One UI di Samsung 2.0 finalmente rilasciata almeno in America sui due Galaxy Note in commercio, e cercherò appunto di mostrarvi qualche scorciatoia che ho imparato a fare il tech blogger, a scrivere articoli e fare video. Allora, non riesco a mostrarvi contemporaneamente il display e la tastiera. Sappiate solo che quando vado a premere canc, e perché ho sbagliato, non è semplice vedere la fotocamera, il display, quello che voglio scrivere, quindi cercherò in ogni caso di fare il mio meglio. Allora, dagli USA notizia importante per chi ha Samsung Galaxy Note 10. Galaxy Note 10 lo metto in grassetto perché è una parola che voglio far risaltare. È stato rilasciato. Diciamo, è stata rilasciata la ROM
One UI Beta 2.0 e Android 10. I numeri cerco sempre di dare il primo con l'indice e il secondo col medio. Cerco sempre di fare così. Porta Android 10, punto. Ok. Importante perché anticipa di qualche settimana arrivo in Europa. In Europa. Andiamo a capo. Il momento pochi errori, spero che abbiate colto qualche dritta, qualche sulle combinazioni di lettere sulla tastiera. Ok. Adesso per fare la maiuscola io di solito con l'anulare premo maiuscola e poi premo la lettera. Quindi adesso io volevo fare A perché voglio scrivere A, annunciarlo. Developers. Ad annunciarlo è più importante il forum americano di Android XDA Developers. Qui cerco di scrivere una notizia corta e semplice perché si può scrivere una grande notizia importante anche così, senza scrivere migliaia di parole, per quelle si utilizzano quando si fa una recensione. Poi, passo successivo, vorrei scrivere che è necessario iscriversi al Samsung Membership. Sono i paesi successivi europei in cui arriverà sono Spagna, Polonia, Francia, sono due punti. Spagna, Polonia, Francia e UK. Membership. Samsung membership. Samsung members. Ok, penso che questa sarà l'ultima parte di questo video in cui vi ho coinvolto in una breve scrittura, almeno della parte testuale dell'articolo. Poi bisognerà
fare attenzione anche alle altre parti, come ad esempio la categorizzazione e le tag e la parte sotto per frasi chiavi e eccetera eccetera. È stato un video particolare, però ci tenevo a farlo. Ciao a tutti!